La mia vita sono un centro di collocamento per gli uomini. No, 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 aspetta. Ma se sei fuckboy è normale che fai quello che fai, fratello, bravo, diglielo, baby. No? God damn. Vai, Giampaolo. Vieni sul palco, Donato, applausi. Ma prima guardiamo questo X-Files. Entrambe lo vogliono, entrambe lo stuzzicano ed entrambe sanno come conquistarlo. Ogni persona che si avvicina a me è un pericolo. Ma Fuckboy, tornato in Italia, avrà finalmente preso una posizione? O sta continuando a portare avanti questo doppio corteggiamento come se fosse un uccello del paradiso? Oh. Allora, voi siete i protagonisti di questa favolosa storia. No. Inizierei da Donato. Tutto quello che ho fatto nel programma l'ho fatto. Cuore. L'ho fatto. Donato martello pneumatico. No, l'ho fatto perché è stata una cosa istintiva e non è stata una strategia di gioco. Stata perché è successo tutto ciò perché me lo sentivo. Sono stato, secondo me, ripeto, con due donne, comunque non ragazze. Sempre questi mezzi, però dobbiamo mettercela via sta cosa dei mezzi. No, vabbè, dei mezzi, sì, però non ho alcun rimorso, quindi va bene così. Allora, Giulia, io so che a un certo punto tu hai detto a Donato che se avesse voluto proseguire il rapporto con te avrebbe dovuto prima chiarire con Luana. Luana, sei stata molto corteggiata da Donato all'inizio, no? Sì. Ma a un certo punto è arrivata Giulia, quindi vorrei sapere perché lui praticamente se n'è andato abituata, un po' dalla sua parte. Perché nella mia vita sono un centro di collocamento per gli uomini e ha colpito anche stavolta. No. Donato, demore. Facendolo innamorare di Giulia. Perché dicono così che bene. Le bionde fanno i colpi, le more, poi rapiscono gli uomini e se li portano via. Ma vabbè, mi sono fatta amore subito. Ma lo lasciamo volentieri. Hai fatto bene, va. Siamo in un gioco, giochiamo, qual è il problema? Ma io il latte lover lo faccio sempre. Ma bravo, Donato! Cioè, non è un problema, io... Serviamo! È la verità, però non ho nulla da nascondere. Giulia, con quello sguardo, cosa hai da dire? Io che sto zitta qua. Ma no, vogliamo sentire Giulia. Ma no. Parla, tranquilla, inizia a sparare. Purtroppo l'aiuto da casa non c'è. Proiettili qua. Va bene così. Io però al giorno d'oggi, cioè ora, tuttora, sono... Non mi pento di nulla, sono felicissimo. Ma se sei fuckboy è normale che fai quello che fai, fratello? Diglielo, no? God damn. Vai, Giampaolo. Questo era l'aiuto da casa per te, Donato. No, ma io non ho bisogno di aiuti, già l'avevo detto che comunque non è un problema, però... Va bene, allora mi pare che gli animi siano ancora molto caldi. Non li vogliamo raffreddare, giustamente, quindi abbiamo pensato a un gioco magnifico per te, Donato. Ok! Io chiederei il vostro momento. Il supporto del mio caro amico Matteo. No, ragazzi. Posso passare di qua? Vieni, taglio Matteo, di vieni. Qua che se non si può. Io non... Ora noi abbiamo portato questa maschera. Con questa maschera verrai baciato da Giulia. No, e poi da Luana. Iniziamo. Allora, tu stammi qua. Vieni più centrale, vieni verso di me. Matteo, non vedo. Seguimi, non vedi? Matteo, non vedo un cazzo. Niente, non vedi. È giusto così. Allora, lo mettiamo qua che almeno è più visibile. Vieni qua. Ok, ce l'abbiamo. Ok. Vai con la prima. Dove sta la prima? No, aspetta. Ho sentito i peli. Donato, ero io. Era per vedere se vedeva. Applauso. Cosa mi tocca fare al caldo. Giorno d'oggi. L'abbiamo fatto anche noi, tranquillo. Aspetta. È cabaret. Se mi chiamano fuckboy, un motivo c'è. No, ma per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Okay. Abbiamo visto che il ragazzo ha delle labbra molto, molto sensitive. Iniziamo. Okay. La seconda, alza un po' la testa, fallo così. Vai, abbassa pure la maschera ora. Ora. Chi è che ti ha baciato delle due? Giulia. Hai la risposta esatta, hai detto. Bravo. E passiamo un altro argomento, diciamo. Prego, ragazzi, vi ringraziamo. Potete stare anche lì, se volete. Vi odio un pochino, eh. Vabbè, dai, capita. Giusto un pochino. Scusateci.